Bene. Andando poi, fra l'altro, il problema del voto, no? Soprattutto per chi ci segue dal Piemonte, ma anche in tutto il resto d'Italia. In primavera, una primavera bella, bella calda, bella bollente, ci sono le europee, si mormora le regionali, le provinciali dove ci sono, e poi una marea di comuni. Come ci stiamo preparando per questi appuntamenti? Si mormora anche le nazionali, quindi e si mormora anche le politiche. No, addirittura in Italia, immaginate, votano in primavera 4.000 comuni su 8.000, quindi vota metà delle città italiane vanno al voto. Sono 220 città superiori a 15.000 abitanti, 26 capoluoghi, quindi immaginate, è una tornata elettorale fondamentale, è la possibilità di esercitare il diritto di voto determinante. Noi Italia dei Valori ci stiamo organizzando in maniera molto semplice per un partito politico, quello di presentare le nostre liste con il nostro nuovo simbolo in tutte le città dove è superiore a 15.000 abitanti. Nelle altre il sistema di voto prevede che ci siano liste civiche, coalizioni, quindi lì non sarà possibile. E adesso l'Italia dei Valori, ma non come partito che corre da solo, ma che cerca di costruire insieme ad altri partiti una proposta di governo credibile della città nell'ambito di un centro-sinistra che sia diverso dal centrodestra, perché siamo culturalmente diversi, nel senso che rispetto a un problema noi dobbiamo fornire soluzioni diverse. Se questa differenza non si vede più, quello che sta accadendo con il governo italiano, alla fine non trovi nemmeno una soluzione.